Roberto Rupp Paolini, artista multimediale. Roberto, quando è nato il tuo rapporto con la Casa degli Artisti? Roberto Rupp Paolini, artista multimediale. Roberto, quando è nato il tuo rapporto con la Casa degli Artisti? Allora, a livello operativo soltanto ora, anche se chiaramente è un luogo che ospita spesso eventi e incontri molto interessanti, per cui cominciavo già a venirci prima. Soprattutto, ho un legame professionale con Giulia Restifo, che è una delle socie che gestisce questo spazio, e quando lei mi ha proposto di proporre a mia volta un progetto per una residenza, l'ho fatto e è andata molto bene, per cui ora sono qua. Il rapporto con la mia arte c'è da quando praticamente sono nato, a parte il fatto che è sempre un aneddoto che racconto, perché mi identifica, sono cresciuto nel cinema di famiglia e questa cosa chiaramente mi ha aiutato moltissimo a creare un immaginario, e poi ho sempre disegnato, ho sempre dipinto e fatto soprattutto regia, ho lavorato moltissimo nella regia video e quindi ho continuato da sempre praticamente a procedere in questo senso. La ricerca poi artistica, il percorso artistico che faccio è estremamente legato al mio percorso di maturità, al mio percorso personale. Non riesco proprio a distinguere le due cose, per cui andiamo a pari passo. Quali sono i temi che preferisci approfondire nella tua arte? Allora, io lavoro moltissimo con le emozioni, ma lo faccio attraverso fondamentalmente quelle che sono molte mie passioni, tra cui una ricerca sul folklore, sulla tradizione, sulle immagini arcaiche che sono parte fondamentalmente della cultura umana, dell'arte, della storia, e attraverso l'introiettare praticamente diverse culture, diverse folklore, diverse immagini, cerco di creare una mia mitologia personale attraverso cui raccontare le emozioni, soprattutto quelle contemporanee. Roberto, ci parli della tua installazione immersiva che stai elaborando in questo spazio e che sarà pronta a settembre? Certo, allora, l'installazione che ho intenzione di costruire qua alla Casa degli Artisti è un'installazione che racconta praticamente di quel momento in confine tra la veglia e il sonno, per cui un momento nel quale la parte onirica si mischia con quella razionale e certe emozioni, certe inquietudini vengono a galla. Lo faccio attraverso, ho intenzione almeno, perché adesso sto ancora lavorando al progetto, ho intenzione di farlo in maniera multidisciplinare, per cui attraverso la pittura, attraverso la proiezione, attraverso la luce, ho intenzione di utilizzare anche vecchie tecniche come il teatro ottico che parla di precinema, e un'installazione che va a richiamare i temi dell'infanzia, per cui anche a quella fase della nostra vita nel quale l'immaginazione spesso condiziona la realtà, soprattutto in un momento di confine come quello del dormiveglia. Ecco. L'ultima domanda che ti faccio è su che tipo di indagine si orienta effettivamente la tua arte? Allora, la mia arte ha sempre lavorato attraverso appunto le emozioni, come dicevo prima. Prima però lavoravo attraverso le emozioni di superficie, per cui chiaramente si usava moltissimo il disegno, si usava moltissimo la rappresentazione stessa delle emozioni, quindi era leggermente più didascalica, anche se ho sempre lavorato moltissimo sulla tecnica, cioè il percorso tecnico, il processo tecnico è parte fondamentale del processo immaginifico, artistico, e quindi adesso sto continuando in quella direzione, però naturalmente sono passato dalle emozioni di superficie alle emozioni profonde, per cui andiamo a indagare qualcosa di più ignoto, più misterioso e sicuramente più legato all'immaginazione che ci condiziona.